Assessore Alberto Tirelli, siamo all'Ottica Progi, si festeggia un compleanno importante, 80 anni di attività di questa realtà che passa di generazione in generazione. Intanto un suo pensiero sulle attività storiche che resistono e continuano a vivere qui in città. È un momento particolarissimo per quel che riguarda il turismo, in particolare il commercio che vive di turismo. Il fatto che un'attività festeggi gli 80 anni è un fatto estremamente significativo in un momento come questo. Ci deve far pensare, l'amministrazione comunale ha già predisposto dei percorsi turistici che coinvolgeranno le attività storiche della città di Siena, proprio nell'ottica di valorizzare quest'anno in particolare degli itinerari all'aperto, perché questo ci richiede il turismo in questo momento. Nel particolare saranno percorsi che valorizzeranno le botteghe artigiane e valorizzeranno le botteghe storiche. Però l'attenzione che è stata rivolta dai nostri uffici è quella della predisposizione di un numero consistentissimo di nuovi percorsi che valorizzeranno tutta una serie di situazioni, in particolare itinerari religiosi, che si svilupperanno non soltanto nel territorio di Siena, della città di Siena, ma anche in tutto l'ambito territoriale delle terre di Siena. Ciò che differenzia Siena rispetto ad altre città, mi riferisco per esempio a una città che conosco bene, che è Firenze, è quella di una permanenza di realtà come questa nel territorio e di una residenza forte nel centro di Siena, forse anche grazie alla presenza delle contrade che favoriscono anche socialmente questo tipo di attenzione, quindi un'attenzione alla residenza. E Siena appare, nonostante il periodo, molto meno spoglia di Firenze, e questo ci fa ben sperare per una ripresa più veloce rispetto a questa situazione di emergenza che stiamo continuando a vivere. Luciano Brogi, parente e titolare della storica Ottica Brogi, che tra l'altro questa mattina festeggia i suoi 80 anni. Io inizierei subito con la prima domanda: qual è la storia dell'Ottica Brogi? La storia dell'Ottica Brogi è che nel 1940 il mio nonno Guido Brogi aprì il negozio in questo stesso punto qui di fotografia, dopodiché iniziò la guerra, fece foto anche per il Duce, lo seguì a Roma, quindi fu insomma esperienze importanti. Poi nel 66 mio padre prese il diploma di ottica e affiancò alla fotografia l'ottica, e quindi oggi praticamente è uno dei più vecchi negozi di ottica di Siena, quindi questo ci inorgoglisce tantissimo. Ecco, parlavamo prima che forse uno dei punti vincenti che ha fatto sì che l'Ottica Brogi vivesse per 80 anni e che comunque è sempre passata di mano in mano dai discendenti, dal primo storico titolare fino ad arrivare a voi, quindi vi chiedo quali sono gli obiettivi futuri dell'Ottica Brogi che si rinnova. Quindi appunto sì, la ricetta è proprio quella lì del poterlo tramandare di generazione in generazione. E il progetto per il futuro è quello che le prossime leve, come lei per esempio che è mia nipote, possa prendere appunto il diploma di ottica, di optometria e tutto quello che ci vuole e proseguire questo cammino, perché a questo punto è importante portarlo avanti. Cosa si prova a pensare che sono passati 80 anni da quando tuo nonno ha aperto questo luogo che è diventato conosciuto e famoso per tante generazioni differenti di senesi? È un'emozione grossa, chiaramente si sente il peso di una storia grossa sulle spalle, però se ci si muove bene si riesce a portarsela dietro e a rinnovarsi e a fare sempre cose nuove, quindi importanti. Ecco, 80 anni di ottica, sicuramente voi sarete un punto di ammirazione per tutti i commercianti senesi per spronarli ad andare avanti, a resistere sul territorio, soprattutto in un periodo passato come questo, durante l'emergenza sanitaria, in cui molte persone si sono viste magari costrette a chiudere attività o comunque danni economici ingenti, mentre l'Ottica Brogi continua ad andare avanti. Cosa vi sentite di dire a tutti quei commercianti senesi che cercano di resistere? L'unica cosa, la ricetta magica è solo quella di lavorare in modo umile. Nel modo umile e umano è la ricetta magica, in qualsiasi settore, non c'è altre ricette.
Le attività storiche comunque negli ultimi anni hanno vissuto dei problemi a Siena come in tante altre città, non vi chiediamo il consiglio che date, però insomma come essere senesi, avere un negozio a Siena con i tanti problemi che ci possono essere in vari settori, penso alle catene, penso al commercio online, insomma come si fa per andare avanti e raggiungere sempre nuovi obiettivi? Bisogna stare al passo dei tempi. Semplice. E fare anche di questa un punto di forza, il fatto di essere un'azienda familiare, di essere qui da tanti anni in una città dove fortunatamente ci sono ancora tante persone legate alle tradizioni, quindi che hanno voglia di andare in un negozio e avere un contatto umano, che adesso piano piano con le vendite online si sta perdendo, però in un ambito che è l'ottica è molto importante il contatto umano, andare in un negozio, confrontarsi con il professionista in questo caso e avere dei consigli che purtroppo con le vendite online si stanno un po' perdendo.